chiesa della Madonna delle Grazie, nota in ambito accademico come cripta di Santa Cristina ed erroneamente anche come cripta delle Sante Marina e Cristina, è nota in quanto conserva gli affreschi bizantini, firmati e datati più antichi di cui si abbia traccia, oltre alla presenza di numerose iscrizioni tutte in greco bizantino che testimoniano l'alto livello culturale della classe dirigente di questo piccolo insediamento tra X e XI secolo. Da segnalare il gruppo pittorico più antico firmato e datato, noto come gruppo di Teofilatto, datato al mese di maggio dell'anno 6467 o 959 dell'era volgare, composto da un Cristo pantocratore al centro con ai lati un'annunciazione, il gruppo del pittore Eustazio, con un Cristo pantocratore al centro, la Teotokos, la Madre di Dio a destra e un Arcangelo Michele a sinistra, datato all'anno del mondo 6528 o 1020, e il gruppo di sei santi del pittore Costantino, attivo a Carpignano tra il 1050 e il 1055. Degno di nota è la tomba d'Arcosolio, databile tra il 1050 e il 1075, che reca un'iscrizione in dodecasillabi bizantini. Da segnalare anche la presenza di uno straordinario altare in tardo barocco leccese, collocato all'interno della chiesa dopo l'apparizione della Vergine del 1775.